ci osservasse dall'alto, si domanderebbe: ma cos'è? Cos'è che guida l'essere umano? Cos'è che lo muove? Ma dove sta andando? Cos'è questo suo progredire che decapita le montagne, prosciuga le fonti, trasforma i fiumi, desertifica le valli e avvelena quel proletariato invisibile fatto di piante, animali, insetti, vermi, funghi, muffe, batteri, microorganismi da cui dipende la nostra vita su questo pianeta? Io e Romano ci siamo conosciuti in mare, cioè lui è geologo marino, io sono ingegnere ambientale, lavoravamo sulle navi da ricerca e lavoravamo per il petrolio, quindi per il nemico adesso. Io avevo paura di iniziare questa cosa qui perché io non avevo mai fatto un orto, mai coltivato un pomodoro e pian piano abbiamo cominciato a fare un orticello. Allora prima un pezzettino qui, poi allarga un po', poi un altro po' e pian piano siamo arrivati a occupare un po' tutti i campi che abbiamo a disposizione. Quanti ettari avete? Sono 1,8 ettari. Li abbiamo fatto anche un po' di mais lì, vediamo se vengono le pannocchie dolci. Però siamo ancora nella fase di sperimentazione, perché sono poi 5 anni che facciamo i contadini, quindi ancora ne abbiamo da imparare. Quando andiamo ai mercati e le persone sono contente di quello che gli stiamo portando, di quello che stiamo vendendo, è un grandissimo appagamento. Lo stupore è la quantità di lavoro che ci sta dietro a tutto questo, perché è immensa. Però va bene, quando ti metti a tavola e mangi i tuoi prodotti o quelli che hai comprato dai tuoi amici al mercato, così sai che stai mettendo nel piatto roba sana. Noi abbiamo 3 bimbi, quindi per noi è fondamentale che loro mangino bene, anche se giustamente, essendo figli di agricoltori inventati, è difficile fargli accettare questa trasformazione. Sì, 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 non sempre è facile, però capiranno e allora penso che gli daranno valore. 400 ostacoli. Io ero 400 ostacolista, sì. Ok. Ero arrivata anche a un livello buonino. Tipo facevi... In nazionale. Ah. Sì.